scienza e religione si fronteggiano da migliaia di anni. La scienza ha dimostrato in molti casi di avere ragione. Con l'avanzamento scientifico, i compiti di Dio si sono ridotti. Proprio grazie alla fusione tra fede e tecnologia, potremmo avvicinarci più che mai alla soluzione del più grande mistero della vita. Per me, che sono un uomo di chiesa, la scienza è un mezzo per indagare sul mistero di Dio. Dio esiste? Verità tra scienza e fede. La Chiesa è da secoli in conflitto con la scienza, perché con la sua stessa esistenza mina i più sacri dogmi della fede. Gli scienziati, ritenuti eretici, non potevano diffondere le loro scoperte e a volte abiuravano sotto minaccia di morte. Oggi, però, è in atto un cambiamento radicale. Quando dico che sono sia un prete che uno scienziato e che l'osservatorio presso cui lavoro è di proprietà del Vaticano, la gente si domanda sempre perché. Perché il Vaticano dovrebbe averne uno? Questo impianto da milioni di dollari è situato a circa 3.350 metri sul livello del mare. Il telescopio di 1,80 m può scrutare galassie distanti migliaia di anni luce. Qui lavorano esperti di astronomia e cosmologia. La loro particolarità? Sono anche uomini di chiesa, che usano la scienza come uno strumento per la ricerca di Dio. Abbiamo una metodologia molto rigida, appresa durante la formazione da scienziati. Dato il difficile rapporto tra religione e scienza, la stessa esistenza di questo osservatorio incuriosisce. I rapporti fra scienza e religione sono sempre stati molto difficili, sin dall'illuminismo, perché in quel periodo la scienza ha fornito molte spiegazioni sul mondo e, di conseguenza, la Chiesa ha iniziato ad averne sempre più timore. I credenti temevano che la scienza avrebbe ridotto l'importanza di Dio fino a negarne l'esistenza. Tutto ciò ha portato a una nuova visione del mondo. Durante gran parte dello scorso millennio, sfidare la spiegazione degli eventi naturali fornita dalla Bibbia era rischioso. Nei primi anni del 1600, eminenti astronomi venivano processati se le loro scoperte entravano in conflitto con le credenze religiose comuni. Una delle teorie scientifiche più minacciose è quella proposta dagli astronomi Copernico e Galileo. La Chiesa sostiene che la Terra sia al centro del Sistema Solare e che il Sole le ruoti intorno. Copernico e Galileo sostengono invece il contrario, è il Sole a essere al centro del Sistema Solare. Le scoperte di Galileo vennero percepite dalla Chiesa Cattolica come un problema. Contrastavano con passi della Bibbia quali «e il Sole si fermò». Se è la Terra a muoversi e il Sole a stare fermo, i conti non tornano. La Chiesa Cattolica ha compiuto un'inversione di marcia. Grazie al cielo! Di certo, l'inversione di marcia c'è stata. La domanda però è perché proprio ora? L'esistenza di un osservatorio vaticano dimostra che la Chiesa riconosce il valore della scienza e della conoscenza che ne deriva. Molti scienziati studiano le stelle per trovare risposte sull'ignoto, mentre questi uomini ricercano la prova dell'esistenza di Dio. La loro ricerca di prove dell'esistenza di un operato divino nell'universo parte dalla sua stessa creazione. Essi ritengono che, esplorando l'universo e rifacendosi al Big Bang, riusciranno a risalire a cosa c'era prima, ovvero a chi l'ha scatenato.
L'universo ha avuto origine da un'esplosione, la cui energia rilasciata è divenuta materia. Il Vaticano concorda con la spiegazione scientifica, ovvero che dopo il Big Bang, l'interazione gravitazionale fra atomi di idrogeno ha formato le stelle, le galassie e l'universo come lo conosciamo. In eventi di questo tipo si passa da un insieme di particelle elementari a gas e polvere, che collassando formano stelle e pianeti e poi la vita. Noi umani siamo stati originati da questo universo, così come le stelle, le galassie, le rane e tutto il resto, e siamo in costante evoluzione. È la migliore spiegazione scientifica della nostra origine. Tutto ciò si deve al caso o alla necessità? La religione ritiene, al contrario della scienza, che l'origine di tutto sia Dio. Niente ci impedisce di pensare che il Big Bang non sia stato un evento spontaneo e non c'è quindi motivo, per la cosmologia, di pensare che abbia necessitato di una causa esterna. Secondo Stephen Hawking, chiedersi che c'era prima del Big Bang è come chiedersi che c'è più a nord del Polo Nord. È una domanda indefinita. Hawking ha di recente innescato una polemica affermando che, poiché esiste una legge di gravità, l'universo può crearsi e si crea dal nulla. Secondo Stephen Hawking e coloro che sostengono questa teoria, non abbiamo bisogno di Dio. È assurdo. È proprio questo dibattito a dividere la scienza ufficiale e la scienza della fede. La Chiesa non respinge più le scoperte scientifiche. Anzi, in molti, tra cui Padre Cohen, credono in un modello che incorpora scienza e Dio. Si tratta della teoria del fine-tuned universe. Secondo questa teoria, la precisione delle condizioni necessarie per la creazione della vita è talmente accurata che non possono essere avvenute per caso. Il modello del fine-tuned universe è il disegno per la creazione di tutto. E Dio ne è l'artefice. Se una sola di queste costanti non avesse il valore che ha, anche solo una su un milione, noi non saremmo qui. Per fine-tuned universe si intende che gli ingredienti sono stati tarati, come il porridge di riccioli d'oro, al punto giusto, né caldo né freddo. E così si è creato l'universo, in cui le persone si pongono le grandi domande. Ciò non prova l'esistenza di Dio, ma di certo la suggerisce. Se questa teoria fosse esatta, vorrebbe dire che Dio ha creato l'universo e la natura ha pensato ai dettagli. Sarebbe sbagliato affermare che tutto fu opera di Dio. Non tutto è predeterminato. Nell'universo da Lui creato c'è indeterminazione. Nella cosa più piccola come in quella più grande. Grazie a questa filosofia, la Chiesa potrebbe presto provare l'esistenza di Dio. L'Osservatorio Vaticano è parte di questo cambiamento e impiega le nuove tecnologie in un'incessante ricerca di cui lo spazio non è l'unica frontiera. Archeologi e cercatori di tesori ricercano qui sulla Terra prove tangibili dell'esistenza di Dio. La loro ricerca parte dalla Bibbia. Questo libro è al centro del conflitto tra scienza e fede da sempre. Le origini di molti libri della Bibbia e gli eventi che descrivono lasciano aperti degli interrogativi. La scienza non crede che ciò che è scritto nella Bibbia vada preso alla lettera. I credenti ritengono invece che sia la parola letterale di Dio. E ora usano la scienza per dimostrarlo. In molti credono che se si riuscisse a dimostrare scientificamente che alcuni dei miracoli descritti sono realmente accaduti, la Bibbia sarebbe la prova dell'esistenza di Dio.
Nel nord dell'Etiopia, un uomo è sulle tracce di una delle più grandi scoperte di sempre. Sono un ex agente della polizia scientifica. Con le mie capacità cerco di risolvere i misteri della Bibbia. Sto cercando di trovare la soluzione di quello che è uno dei più grandi misteri di tutti i tempi. Il suo obiettivo? Trovare l'Arca dell'Alleanza. Uno scrigno costruito per ospitare le tavole dei 10 comandamenti. Molti credono sia solo una leggenda, ma per i credenti è la prova dell'esistenza di Dio. Secondo l'Antico Testamento, Dio parlò agli israeliti tramite l'arca. Questo oggetto è il segno e il sigillo che Dio è stato su questa terra. Veniva venerata dagli ebrei e all'improvviso è sparita. Puff, ce ne sono perse le tracce e nessuno sa cosa sia successo. Prima di poter affermare se l'arca sia la prova dell'esistenza di Dio oppure no, bisogna trovarla. Come ai Cornuke, archeologi e ricercatori hanno setacciato il globo per localizzarla. Ma dopo migliaia di anni, le sue tracce sono svanite. Durante la sua ricerca, Cornuke individua una zona ricca di potenziali prove. Qui ci si metteva il sangue. Racconti storici. Mi stanno mostrando un buco inciso nella pietra. Dicono che è qui che veniva infilato il palo della tenda che era il tabernacolo. E nuovi indizi che potrebbero condurlo all'arca. Da secoli l'uomo volge lo sguardo al cielo. Prima in segno di fede, poi per compiere studi scientifici. Ora, la convergenza di queste due opposte dottrine potrebbe portare a risolvere il mistero più grande dell'umanità, l'esistenza di Dio. Bob Cornuke è in prima fila nella ricerca di prove tangibili, cercando l'Arca dell'Alleanza, importantissimo artefatto del Vecchio Testamento, che potrebbe contenere il potere onnipotente di Dio. Il suo ritrovamento potrebbe cambiare la scienza e la religione. Però è dispersa da migliaia di anni. Sto cercando l'Arca dell'Alleanza. Di questo oggetto venerato dagli ebrei se ne sono perse le tracce. È sparita. Svanita in un attimo, come in una nuvola di fumo. Cornuke studia a fondo la storia dell'Arca, alla ricerca di importanti indizi. Dio ordinò a Mosè di costruire l'Arca e gli fornì precise indicazioni a riguardo. L'arca è così grande che si crede possa contenere le tavole dei 10 comandamenti. Misura 1 metro di lunghezza e 76 centimetri di profondità e altezza ed è interamente rivestita d'oro. Sul coperchio c'è una coppia di angeli dorati. Al suo interno si crede contenga sia il potere che l'ira di Dio e che sia avvicinabile solo dal sacerdote più fedele. Chi non si prostrava nel modo giusto veniva ucciso da un potere straordinariamente forte. Nel 960 avanti Cristo l'arca viene posta all'interno del primo tempio di Salomone a Gerusalemme. Questo episodio, raccontato nel libro dei Re, è l'ultimo riferimento biblico all'arca. Nella Bibbia non viene detto se sia stata rubata o se sia andata distrutta. Ha solo cessato di esistere. Gli studiosi della Bibbia non concordano su dove e quando l'arca svanì. Ci sono molte teorie. Per Cornuke l'ipotesi più convincente emerge da una ricerca condotta a partire dagli anni Ottanta da Graham Hancock, corrispondente dell'Economist. Hancock ipotizza che l'arca sia stata sottratta dal Tempio durante il regno di un re pagano. Si tratta di Manasse, re malvagio, folle, del tutto pazzo, che collocò idoli pagani nel Tempio. Questa profanazione del Tempio spinge probabilmente i custodi dell'arca a proteggerla in tutti i modi, anche portandola via dal luogo sacro in cui si trovava.
L'arca sarebbe stata portata via dai sacerdoti levitici inorriditi da questi atti di profanazione del Tempio. Cornyuk ritiene che la via di fuga più probabile da Gerusalemme sia ad ovest dell'Egitto e poi giù lungo il Nilo. Un altro indizio a supporto della sua tesi potrebbero essere queste rocce sull'isola di Elefantina. Qui, infatti, si trovano le rovine di un antico tempio, costruito secondo le stesse specifiche del Tempio di Salomone, collocazione originaria dell'arca. Si crede che avrebbe dovuto essere un rifugio temporaneo. L'arca, infatti, non è al sicuro a lungo. Gli archeologi raccontano che ci fu un grande conflitto sull'isola di Elefantina. Gli atti di violenza scatenati dagli egiziani mettono l'arca in pericolo. Cornyuk crede che il motivo dell'attacco possa fornire indizi sulla sorte dell'arca. È così potente che prima di poter essere vista è necessario un sacrificio di sangue. La legge ebraica permette questa pratica solo in presenza dell'arca. Gli ebrei avrebbero sacrificato un animale sacro per gli egizi, portando a un conflitto che distrusse il tempio. Cornyuk suppone che durante la battaglia l'arca venga portata al sicuro. La domanda è: dove? Lontano dall'Etiopia, il libro dell'Esodo attira l'attenzione di un altro ricercatore, che vuole ridurre il divario tra scienza e fede. Credo nella scienza e ritengo fornisca una visione scientifica del mondo completa e coerente. Ma ritengo anche che la Bibbia dimostri l'esistenza di Dio. Sir Colin Humphreys, fisico e devoto cristiano, ritiene che la scienza possa risolvere i misteri dell'Antico Testamento e che possa provare che questi eventi epici siano opera di Dio. La sua ricerca parte da uno dei momenti più conosciuti della Bibbia, la separazione delle acque del Mar Rosso. Egitto, 1446 a.C. Secondo il libro dell'Esodo, Mosè e gli israeliti fuggono dalla schiavitù, ma si trovano intrappolati fra le spade e il mare. Gli israeliti erano in trappola, non avevano scampo. All'improvviso iniziò a soffiare un vento che fece ritirare le acque, scoprendo la terra. Gli israeliti, increduli, iniziarono a correre, inseguiti dagli uomini dell'esercito del faraone. Le acque poi si richiusero, travolgendoli. Per i credenti, questo evento risalente a 3.000 anni fa è opera di Dio. Tuttavia, le moderne conoscenze di fisica e fluidodinamica sollevano dei dubbi. Il Mar Rosso è molto ampio. La sua massima larghezza è di 355 chilometri e ha una profondità media di 490 metri. In che punto può essere attraversato a piedi? Le supposizioni sono tante, ma molti ricercatori della Bibbia indicano lo stretto di Tiran e il golfo di Aqaba come il punto che più corrisponde ai riferimenti dati nella Bibbia. Qui il golfo si riduce a un canale largo appena 12 chilometri. La barriera corallina lo rende il punto più basso del Mar Rosso. Tuttavia le barriere si trovano a 9 metri sotto la superficie, troppo in profondità per permettere la traversata a piedi raccontata nell'Esodo. E inoltre c'è il problema dei soldati del faraone. Nell'Esodo si racconta che l'esercito egiziano insegue gli israeliti. Se ciò fosse vero, perché essi non si salvano? Per i non credenti, l'improbabilità di questi eventi dimostra che quelli narrati nell'Antico Testamento sono fatti inventati. Ora, la scienza sa la risposta. In quanto scienziato,
quando lessi la storia descritta nell'Esodo, mi è venuto spontaneo chiedermi come sia accaduto. La spiegazione potrebbe essere un semplice principio fisico osservabile in un normale bicchiere d'acqua. Se si riempie un bicchiere fino all'orlo e si soffia, l'acqua esce. Così un forte vento che soffia su di un grande specchio d'acqua la spinge indietro. I geologi e gli scienziati lo sanno bene questo. Gli scienziati hanno dimostrato che il vento, spingendo l'acqua indietro, crea un vuoto che viene riempito da un potente muro d'acqua che si crea di conseguenza. La teoria di Humphreys sulla separazione delle acque del Mar Rosso si basa sulla compresenza di fenomeni naturali su larga scala. In un evento noto come wind shutdown, seguito da un'onda di marea. Il dottor Carl Drews, scienziato del Centro Nazionale per la Ricerca Atmosferica, crede che Humphreys sia sulla strada giusta. Il fenomeno del wind shutdown si verifica quando un forte vento soffia sulla superficie dell'acqua per un certo periodo di tempo, spingendola lontano dalla costa e abbassando il livello del mare, in modo da scoprire un lembo di terra dove prima c'era l'acqua. Con l'aiuto dei supercomputer, Drews studia l'effetto causato da questo fenomeno in varie zone, dal Nilo alla costa dell'Inghilterra, fino ai Grandi Laghi, in cui sono capitati episodi simili nel 2006 e 2008. Questo fenomeno si verifica ogni 5-10 anni nel lago Erie, in cui le forti raffiche di vento da occidente generano forti onde di marea a Buffalo, mentre la sponda verso Toledo, che è controvento, è completamente asciutta perché l'acqua si è ritirata. Il livello dell'acqua da una sponda all'altra del lago Erie può differire di quasi 5 metri. È incredibile come invece il livello dell'acqua dopo ore di vento forte presenti una tale differenza. Per separare le acque del Mar Rosso sarebbe necessaria una tempesta di immane potenza, anche per poter attraversare il punto più basso. Il wind shutdown potrebbe verificarsi solo se soffiassero per ore venti fortissimi in una precisa direzione. Il vento può spingere indietro l'acqua di molto soltanto in un grande specchio d'acqua. Humphreys cerca altri indizi sulla tempesta nella Bibbia. Nell'Esodo si fa riferimento a un forte vento di nord-est che soffia per tutta la notte. Egli ipotizza che se un vento forte soffiasse sul Golfo di Aqaba per molte ore, potrebbe effettivamente verificarsi un wind shutdown di forza tale da creare un ponte di terra. Il Golfo di Aqaba si estende per 180 chilometri. Considerando la forza del vento, le acque possono ritirarsi di circa 730 metri o quasi un chilometro e mezzo. Grazie ai dati ottenuti dai satelliti della NASA, il dottor Carl Drews crea un modellino dell'oceano e una mappa del terreno per valutare i possibili effetti di una tale tempesta. Mi sono servito di carte geologiche, rilevamenti geologici, zone di sedimento per ricostruire la configurazione delle lagune e dei fiumi di allora. Tramite un supercomputer ho poi applicato a questo modellino un vento digitale che soffia a 101 km orari. Attraversare un vento che soffia a quella velocità è difficile, ma è comunque possibile. Gli uragani e i cicloni spesso hanno origine in mare aperto. Considerando le condizioni climatiche globali, potrebbe davvero una tale tempesta colpire il Mar Rosso, che è circondato da terra? Una ricerca oceanografica dell'Università della Florida rivela che una tempesta simile potrebbe verificarsi qui solo una volta ogni 2400 anni. La probabilità è quindi scarsa, ma scientificamente possibile. Confrontando i racconti biblici con l'elaborazione scientifica, Drews ricrea le condizioni per il verificarsi di un evento che coincide con quello descritto nell'Esodo. La tempesta perfetta. Nella Bibbia si racconta che il vento ha soffiato di notte per 12 ore, per poi fermarsi, separando le acque per un periodo di 4 ore. Prima che si richiudessero. Tuttavia, anche in 4 ore sarebbe impossibile per 2 milioni di israeliti
attraversare la lingua di terra esposta e salvarsi. La prova scientifica confuta quindi questo evento biblico? Così tante persone non possono essersi salvate in sole 4 ore. Si tratta di un numero incredibilmente elevato. Per molti questa è una storia inventata. Humphreys attribuisce questa incongruenza a un errore di traduzione dell'Esodo. Nell'antico ebraico, una singola parola poteva avere più significati. La parola usata per migliaia è una parola chiamata Aleph, che può anche significare gruppo o truppa. Una truppa egiziana era composta da soli 10 uomini. Se teniamo presente questo, il calcolo da fare non è dividere 650.000 uomini per 20, ma 5.000 per 20. Sommando donne e bambini, si arriva a 20.000 persone, cifra più ragionevole. Se questo calcolo fosse corretto, il miracolo del Mar Rosso potrebbe davvero essere avvenuto. Humphreys calcola che un numero tale di persone riuscirebbe ad attraversare 12 chilometri in 4 ore. Tutto torna, le operazioni si semplificano e tutto coincide così bene che questa sembra essere la risoluzione di ogni dubbio. È una scoperta elettrizzante. Le avanzate elaborazioni digitali possono convalidare un ulteriore aspetto di questo miracolo. Restringendo l'arco temporale a 4 ore, la scienza è riuscita a scoprire come gli israeliti possano essersi salvati e come gli egiziani siano andati incontro alla morte in una delle più grandi stragi descritte nella Bibbia. Dalla cosmologia all'archeologia e all'oceanografia, i ricercatori in molte discipline scientifiche portano avanti una ricerca globale di prove quantificabili dell'esistenza di Dio. Sir Colin Humphreys e il dottor Carl Druse sono alla ricerca di prove che testimonino che gli eventi descritti nella Bibbia sono realmente accaduti. Attraverso calcoli precisi e complesse elaborazioni digitali, ricreano lo scenario della tempesta perfetta che avrebbe causato la separazione delle acque, come descritto nell'Esodo. Secondo la loro teoria, il fenomeno del wind set down porta venti di rara intensità e durata a respingere indietro le acque, permettendo agli israeliti di salvarsi attraversando un corridoio asciutto. Nell'Esodo si racconta anche che le acque, richiudendosi, travolgono l'esercito del faraone all'inseguimento degli israeliti. Druse e Humphreys spiegano questo avvenimento rifacendosi alla forza naturale contraria scatenatasi in seguito all'onda di marea. È il fenomeno che si crea quando la marea restituisce con tale forza l'acqua che si era ritirata da formare un'onda di immane potenza. Quando il vento si ferma, l'acqua ritorna e si innalzano giganteschi muri d'acqua che travolgono qualunque cosa al loro passaggio. Secondo i calcoli di Druse, la potenza del wind set down è tale da dividere le acque e scatenare un'onda di proporzioni gigantesche. Mi sono sempre chiesto perché gli egiziani non siano fuggiti non appena videro l'onda. Ma i calcoli dimostrano che se il vento si ferma, l'onda che si crea in seguito al wind set down torna indietro immediatamente. È una questione davvero di attimi. E nell'Esodo si racconta, infatti, che Mosè stese la mano sul mare e il vento si fermò. Che sia provocata da Mosè, ossia la naturale conseguenza del wind set down, la potentissima onda di marea spazza via l'esercito del faraone in un istante. All'improvviso si sente un enorme fragore e gli egiziani vedono come una montagna d'acqua che sta per abbattersi su di loro dai lati e da dietro. Tutti vengono spazzati via. Si racconta proprio questo nell'Esodo, quindi ogni minimo dettaglio coincide con le prove scientifiche.
Le onde di marea sono rare e non è mai stato possibile prevederle tramite un preciso modello matematico, fino a oggi. Il calcolo è complicato. Si tratta di un'equazione differenziale del secondo ordine. 300 anni fa non si poteva effettuare, e nemmeno 200 anni fa. Non si poteva dare una spiegazione, questa invece coincide con la scienza e i meccanismi naturali. Solo grazie all'avvento dei supercomputer è possibile effettuare tali previsioni nell'ambito della fluidodinamica. Le tecnologie aprono nuove frontiere nella ricerca di Dio. Tuttavia, dare una spiegazione scientifica agli eventi raccontati nell'Esodo non basta però per provare l'esistenza di Dio. Mosè potrebbe aver avuto molta fortuna o potrebbe essere stato un bravo meteorologo. È ritenuto un miracolo per via delle tempistiche in cui si è verificato. Gli israeliti rischiavano la morte. È difficile che un evento del genere si verifichi all'improvviso, proprio quando serve. Se Mosè è stato così fortunato, è davvero mitico. È la tempistica a dimostrare che è opera di Dio. Druse e Humphreys concordano che l'evidenza di Dio non è tanto negli eventi naturali, quanto nella tempistica miracolosa. La scienza non sa spiegare come una tempesta più unica che rara si sia verificata giusto in tempo per salvare gli israeliti. La scienza risponde alle domande relative al come. La religione risponde invece al perché. C'è chi crede che se si può spiegare un miracolo, allora non è tale. Per me non è così. Dio agisce all'interno dell'universo e delle regole che ha creato per l'universo. Non credo che ciò sia una contraddizione. Infatti, un salmo racconta che Dio non ha lasciato impronte quando ha separato le acque, quindi era di certo invisibile. Nonostante il loro lavoro abbia ridotto il divario tra scienza e fede, questi scienziati credono che per il momento solo la fede possa rispondere alle restanti domande. Gli scienziati studiano la natura e devono ammettere umilmente di non poter spiegare il soprannaturale. Io studio il movimento del vento e dell'acqua e secondo la Bibbia è stato Dio a mandare il vento e ha detto a Mosè di trovarsi lì in quel momento. La sua ricerca dell'Arca dell'Alleanza e di ciò che conterrebbe al suo interno porta Bob Cornuke a seguire gli indizi, giungendo fino al Nord Africa. Se l'Arca è stata portata davvero via dal tempio dell'isola di Elefantina, Cornuke ritiene che la via più probabile per portarla in salvo sia stata lungo il Nilo, verso l'Etiopia. Ed è qui che Cornuke arriva. Ci dirigiamo a Gondar, dove ancora oggi vivono degli ebrei che affermano di essere i discendenti di coloro che hanno portato l'arca qui in Etiopia. In quest'area gli ebrei costituiscono meno dell'1% della popolazione, ma la presenza di questa comunità non prova che l'arca sia passata di qui. La maggioranza degli esperti crede che la presenza degli ebrei sia solo una coincidenza. Gli studiosi rifiutano l'idea che l'arca sia giunta qui. Ora vedremo se hanno ragione o torto. Questo è il villaggio dei Falasha a Gondar, in Etiopia. È uno dei posti più suggestivi al mondo. In passato era una fiorente comunità ebraica. Oggi gli ebrei sono rimasti in pochi. Ma le tracce della loro presenza sono ovunque. La comunità ebraica risiedeva qui nel villaggio dei Falasha da circa 400-500 anni prima di Cristo. Ci sono ammassi di pietre. Queste tombe possono risalire a migliaia di anni fa. La gente del luogo segue la maggior parte delle tradizioni ebraiche, tranne una. Qui al villaggio dei Falasha si fanno sacrifici di sangue da centinaia, se non migliaia di anni. Questo fatto è da collegare all'arca? Cornuke ne parla con l'ultimo rabbino della comunità dei Falasha. Per quanto tempo
gli ebrei sono stati qui. Sì, dal 500 avanti Cristo. Quindi gli ebrei erano qui 500 anni prima di Cristo, ed è questo che le nostre prove dimostrano. Sa se la gente del villaggio faceva sacrifici di sangue? Sì, li faceva. Gli ebrei facevano i sacrifici di sangue quando erano qui in Etiopia. I rituali di sangue riconducono all'arca, ma gli aneddoti non sono prove e Cornyuk lo sa bene. Torna a Gondar per trovare delle prove biologiche, una relazione genetica fra questa isolata comunità di ebrei e i sacerdoti che protessero l'arca dell'alleanza migliaia di anni fa. Ci permette di prelevare un campione di saliva per fare un test? Va bene, dice di essere felice di sottoporsi al test. Cornyuk sta creando una banca dati del DNA di questi ebrei. La ricerca richiede tempo e non sappiamo se produrrà risultati. Scoprire però anche una sola relazione genetica con gli antichi Leviti sarebbe eccezionale. Se una traccia genetica li collegasse agli antichi Leviti, sarebbe davvero un elemento in grado di dimostrare che l'arca fu portata in Etiopia. I moderni screening genetici possono rivelarsi essenziali nello stabilire un legame con l'arca. Ma alcuni ricercatori si sono già imbattuti in un collegamento ancora più diretto con Dio, nascosto nel nostro DNA. La prova scientifica dell'esistenza di Dio. C'è chi la cerca all'origine dell'universo, chi nel deserto africano e nel Medio Oriente. Se invece la prova più sorprendente dell'esistenza di Dio non fosse in un tempio o in un santuario, ma dentro ciascuno di noi? Le recenti ricerche genetiche hanno scatenato un dibattito esplosivo sulla possibilità che gli uomini siano programmati per credere in Dio. Il famoso biologo molecolare Dean Hammer ha scoperto ciò che lui chiama il gene di Dio, la prova che credere in Dio e che Dio stesso sia codificato nel nostro DNA. La scienza ha sempre voluto confutare l'esistenza di Dio, ma non ci è mai riuscita e mai ci riuscirà. Nel nostro cervello c'è qualcosa che ha a che fare con il modo in cui la spiritualità tocca le nostre coscienze. È quindi normale chiedersi se questo tratto abbia una base genetica. Il dottor Hammer si imbatte nell'argomento per caso. Stavo studiando il ruolo dei geni in altri tratti della personalità e nell'orientamento sessuale che sappiamo avere una componente biologica. Usavo un questionario sulla personalità che contiene una scala denominata autotrascendenza. Il dottor Hammer definisce l'autotrascendenza come l'inclinazione a vedere il mondo come qualcosa che va al di là dei singoli individui, un mondo di spiritualità oltre il regno fisico della realtà ordinaria. Nelle persone cattoliche o protestanti, il credo, ad esempio, è una componente ambientale. La spiritualità, invece, ha una molto più vasta componente genetica. Infatti, le persone pregano più spesso di quanto facciano sesso, ad esempio. Hammer effettua un controllo incrociato del DNA di 2000 persone di tutte le religioni, atei compresi. Abbiamo selezionato un gruppo di geni ricercando qualunque cosa possa essere collegato con il livello di autotrascendenza. Dopo una lunga serie di test, la squadra di Hammer individua un tipo di gene collegato alle forti sensazioni indotte dalla spiritualità. Il gene è chiamato VMAT2, trasportatore vescicolare delle monoamine. Per semplicità, lo chiamiamo il gene di Dio. Riteniamo abbia a che fare con la capacità o la predisposizione a credere in concetti come Dio. È la prova che Dio è incorporato nel nostro codice genetico? Un aspetto interessante della spiritualità
è che si tratta di un tratto della personalità indipendente, diverso dall'ansia o da altri tratti, e ha una componente emotiva molto forte che porta la gente a credere alle cose più assurde o più interessanti a seconda di come la si pensi. Per questo ci sono state le crociate e la Chiesa ha fatto tutte le straordinarie e terribili cose che ha fatto. Hammer ritiene che il gene di Dio agisca come una droga, inondando il cervello di neurotrasmettitori detti monoamine che regolano l'umore e la percezione. Il gene di Dio bilancia le monoamine trasportate da una cellula all'altra e influenza le risposte emotive delle persone. Tutti abbiamo il gene VMAT2. Funziona come il gene dei capelli. A seconda di quale allele possediamo e della combinazione genetica, i nostri capelli saranno biondi o neri e avremo bassi o alti livelli di autotrascendenza. Più è forte l'allele o la versione del gene VMAT2 in una persona, più alta è la probabilità che questa avverta la presenza di Dio. Durante la ricerca, la squadra di Hammer individua un altro fenomeno. Gli effetti di una potente versione del gene di Dio possono essere incrementati o replicati da droghe allucinogene. Prendiamo ad esempio le droghe psichedeliche, come la psilocibina o l'LSD. Esse hanno un aspetto molto simile alle serotonine, ma ingannano il cervello. Riteniamo che queste alterazioni di coscienza causate da droghe come la psilocibina o l'LSD siano qualcosa di molto affine a ciò che succede alle persone durante le esperienze profondamente religiose e spirituali. Che si tratti di Gesù che attraversa il deserto o di Buddha seduto sotto un albero, tutto appare un po' diverso. Secondo le scoperte di Hammer, le reazioni chimiche regolate dal gene di Dio potrebbero essere responsabili di alcuni miracoli descritti nella Bibbia, come Mosè e il roveto ardente. Mosè si stava facendo un viaggio, in sostanza. Ora, la causa potrebbe essere il fatto che Dio gli parlasse da un roveto in fiamme, o forse l'aver mangiato un fungo allucinogeno a pranzo quel giorno. Il motivo non posso conoscerlo, ma so per certo che ci sono stati cambiamenti del livello di monoamine nel suo cervello. Non intendo dire che la religione sia una droga, ma che agisce allo stesso modo sul cervello. Avere la versione del gene di Dio che ci rende più spirituali è come assumere una piccolissima quantità di psilocibina per tutta la vita, che rende il cervello più suscettibile a certe idee. Se si è credenti, si può pensare che questa sia la prova che Dio ci ha creati per comprenderlo e che quindi esiste. Se non si è credenti, invece, ciò può provare che Dio è una creazione del nostro cervello, che si tratta solo di elementi chimici e Dio non esiste. Se però il gene non serve a legare gli uomini a Dio, perché evolve? Alcuni biologi sostengono che nelle società antiche, in cui i membri di una stessa tribù venerano Dio o gli dèi, una versione più sviluppata del gene di Dio abbia reso più facile l'aiuto reciproco. In un ambiente sociale di cooperazione, un gene di Dio più evoluto sarebbe stato un vantaggio evolutivo. Ora la scienza rivela anche un vantaggio fisico della spiritualità. Ci sono molti dati che mostrano come una persona religiosa tenda a vivere più a lungo e riesca a guarire più in fretta dalle malattie. Ritengo che ci siano molti motivi per cui un gene di questo tipo possa essere sopravvissuto alla recente evoluzione. Le cause di questo beneficio sono ancora sconosciute, mentre l'effetto è qualcosa che scienza e fede stanno studiando insieme. Hammer studia con attenzione il rapporto tra le due. La scienza e la fede sono in conflitto, da sempre. E finora la scienza ha avuto ragione, in tutte le occasioni. La Terra non è al centro dell'universo, ruota intorno al Sole. L'evoluzione è un dato di fatto e discendiamo dagli animali, non siamo i primi abitanti della Terra. La religione ha avuto ragione e la scienza torto a proposito del fatto che quest'ultima non risponde ai bisogni emotivi della gente, non cambia le coscienze come la religione.
Gli scienziati potranno mai spiegare le origini della coscienza umana? O si tratta di fede? Un nuovo e pioneristico ambito di ricerca vuole trovare le risposte in uno dei luoghi più enigmatici esistenti. Nel corso del tempo, l'uomo si è sforzato di spiegare la propria esistenza. E per secoli, la ricerca ha portato a una risposta. Dio. I progressi scientifici dell'ultimo secolo mettono in dubbio l'esistenza di un essere supremo. Ora, fede e scienza si uniscono per trovare una risposta alla nostra più grande domanda. Dio esiste? Se i ricercatori di reliquie e i credenti cercano le prove nella Bibbia, questo ricercatore crede che la risposta sia più vicina di quanto pensiamo. La sua ricerca lo ha portato a indagare i meccanismi più profondi della mente umana. Il dottor Andrew Newberg, direttore di ricerca di medicina integrata alla Thomas Jefferson University, studia ciò che accade al cervello umano quando contempla Dio e il mondo spirituale. Ritengo che abbiamo l'opportunità di riconciliare scienza e religione come non è mai stato possibile prima d'ora, grazie a una parte del cervello che ci permette di esplorare il mondo scientificamente e di avere pensieri religiosi e spirituali. Tramite scansioni del cervello con bassi livelli di radiazioni, Newberg osserva ciò che succede quando una persona prega o medita. Abbiamo deciso di fare le scansioni a persone che svolgono pratiche religiose e spirituali da anni. All'inizio lavoravamo con professionisti della meditazione buddista tibetana. Poi abbiamo effettuato le scansioni su un gruppo di suore che seguono il loro credo religioso da più di 50 anni. Abbiamo usato uno scanner per fotografare il loro cervello. Scattiamo una foto al cervello quando non è impegnato in nessun particolare processo e poi ne scattiamo un'altra quando sono immerse nella meditazione o nella preghiera. La zona che sembra essere più coinvolta durante queste pratiche comprende il lobo frontale, situato dietro la fronte, ovvero la parte del cervello che si attiva quando ci concentriamo su qualcosa. Nelle scansioni di Newberg, il lobo frontale si accende come se il soggetto si stesse concentrando su un difficile problema matematico. I monaci tibetani presentano un aumento dell'attività della corteccia visiva quando sono concentrati su fatti sacri. Se osserviamo le suore mentre pregano, non vediamo accendersi l'aria visiva, bensì quella verbale. Si tratta infatti di preghiera, che è una pratica orale. Le scansioni rivelano anche di inaspettato. Un'altra area che ci interessa studiare è il lobo parietale, situato nella parte posteriore alta del cervello. Abbiamo scoperto che nelle persone in atto di meditazione o preghiera, quest'area del cervello è quieta. Il lobo parietale è la parte del cervello che raccoglie ed elabora le informazioni spaziali. Si disattiva quando il soggetto sta mentalmente perdendo le tracce di ciò che lo circonda, diventando un tutt'uno con l'universo. Il cervello permette di provare queste sensazioni perché il lobo parietale si disattiva e si attiva invece quello frontale. La persona si trova davvero a perdersi e a perdere la percezione spazio-temporale che normalmente ha. Queste scansioni provano l'esistenza di Dio? Tramite alcune scansioni su una suora francescana che ritiene di essere in presenza di Dio, io posso mostrarvi come appare il suo cervello in quella situazione, ma non se Dio sia veramente presente. La cosa interessante nell'ambito di questa ricerca è che è durante queste esperienze che la gente dice «Ho trovato Dio». Oppure «Ha trovato qualcosa che tiene insieme l'universo». Ma questa connessione non può essere vissuta nel mondo reale.
Le scoperte di Newberg suggeriscono che la struttura cerebrale di una persona può determinare se essa sia credente o atea. Durante la scansione, agli atei viene chiesto di contemplare Dio. Se osserviamo il cervello di un ateo mentre pensa a Dio, non notiamo un incremento dell'attività nei lobi frontali, come accade invece per le suore francescane nell'atto di meditare o di concentrarsi su Dio. Ciò che questo può significare è che un ateo non percepisce l'idea di Dio. Ad alcuni soggetti atei che praticano meditazione viene chiesto di entrare in uno stato di trance. L'attività del loro cervello differisce notevolmente da quella delle suore o dei monaci che si trovano in un simile ma religioso stato di trance. Queste persone non vogliono pensare a Dio o non ci riescono. Quindi il lobo frontale non si attiva perché non riescono a raggiungere questo pensiero e a concentrarsi molto profondamente come invece fanno i credenti che in quella circostanza lo attivano. Riuscire a concentrarsi è il risultato della fede o la sua causa? È qualcosa di innato nel cervello dei fedeli? Dio esiste, Dio non esiste, qual è la realtà? Quando sogniamo, agiamo come se ci trovassimo nella realtà, mentre quando siamo svegli affermiamo che si trattava solo di un sogno e non della vita vera. Quando le persone vivono una profonda esperienza spirituale o mistica, credono che quella dimensione rappresenti una realtà più importante di quella quotidiana. Questo significa che Dio è nella nostra mente? O che il lobo frontale è un canale per raggiungere un potere superiore? C'è qualcosa oltre al nostro cervello che le scansioni non riescono a rilevare e di cui non abbiamo ancora prove. Ritengo che porsi domande non sia mai sbagliato, ma fondamentale. Alcuni cercano prove dell'esistenza dell'Onnipotente nel cervello umano, mentre altri cercano prove fisiche della presenza di Dio sulla Terra. In Etiopia, Bob Cornuke vuole trovare l'artefatto più sacro menzionato nella Bibbia, l'Arca dell'Alleanza. Lo scrigno dorato che conterrebbe i 10 comandamenti, smarrito da migliaia di anni. Il suo ritrovamento avvalorerebbe molti passaggi dell'Antico Testamento e condurrebbe direttamente a Dio. Cornuke segue una serie di indizi lungo il Nilo fino alla sua sorgente, il lago Tana. Attraverseremo il lago in barca in circa 3 ore. Le tempeste frequenti e le acque infestate dai coccodrilli lo rendono un passaggio insidioso. Se l'arca fosse stata portata qui dai suoi protettori, le difese naturali del lago Tana avrebbero dissuaso ogni eventuale nemico. Questo luogo remoto sarebbe il posto ideale in cui nascondere il sacro artefatto. Il lago è molto vasto e ci sono delle interessanti isolette. Potrebbero rappresentare dei tasselli di un puzzle che risolverebbero il mistero di dove si trovi oggi l'Arca dell'Alleanza. A più di 48 chilometri dalla costa si trova un'isola proibita. Una scogliera, alta più di 12 metri, ne delinea il perimetro. È un ostacolo pericoloso che potrebbe aver protetto l'arca da predoni e ladri. L'isola di Tanakirkos sembra una fortezza. Chi avrebbe potuto scalare quel muro per impossessarsi dell'arca? Tanakirkos è abitata da monaci che diffidano dei forestieri. Sorvegliano un nascondiglio di artefatti rari che potrebbe provare che l'arca sia stata nascosta qui per 800 anni. I forestieri non hanno mai visto tutti i tesori. Cornuke invece vuole scoprirli. Ha già visitato l'isola in passato, cercando di guadagnarsi la fiducia dei monaci. Lui è Abba Gabriel, è un mio caro amico. È considerato un santo ed è rispettato da migliaia di persone. Vedremo il suo villaggio e gli artefatti che potrebbero essere legati in modo eccezionale proprio all'Arca dell'Alleanza. Le reliquie sono tenute sotto chiave in un rifugio.
Quella è la porta dietro la quale sono custoditi tesori, corone di re, strumenti che si dice siano stati portati qui da Gerusalemme, con l'arca dell'Alleanza. In questi oggetti si avverte la presenza di Dio. Si narra che questi strumenti siano artefatti dei rituali compiuti in presenza dell'arca, come dono a Dio. A Cornuke viene permesso di esaminare una reliquia fondamentale, il Gomer, un'antica scodella in cui veniva raccolto il sangue dell'animale sacrificale. Raccoglievano il sangue qui dentro, lo mescolavano per non farlo coagulare e lo schizzavano sulla gente per la remissione dei peccati. Veniva spruzzato anche sull'arca. I monaci di Thanakyrkos non permettono che gli strumenti vengano portati via dall'isola, rendendone difficile l'autenticazione scientifica. Cornuke, però, è convinto che gli strumenti corrispondano a quelli usati nelle descrizioni bibliche. Non costituiscono una prova definitiva, ma rafforzano l'ipotesi che l'arca sia giunta fin qui. Nessuno può affermare che questi strumenti sono quelli descritti nella Bibbia. Per molti aspetti coincidono con quanto detto nella Bibbia. Le descrizioni degli strumenti rituali corrispondono perfettamente a questi oggetti. Su quest'isola tutti i tasselli della storia tornano al loro posto. Thanakyrkos fornisce altri indizi. Su questa scogliera ripida e a picco sul mare, gli abati mi stanno mostrando un buco ricavato nella pietra. Questa sarebbe la collocazione di uno dei quattro pali che sostenevano la tenda, che svolgeva la funzione di tabernacolo, che ospitava l'Arca dell'Alleanza. In queste pietre vi sono altre cavità. Le hanno ricavate da blocchi di granito e portate qui come ricordo di quando l'Arca dell'Alleanza riposava nel tabernacolo. Queste scoperte supportano la teoria che l'Arca è stata qui, nell'isola di Thanakyrkos. Ma mentre Cornuke cerca prove dell'esistenza di Dio, molti fedeli si appellano a un potere più grande per trovare qualcosa di più urgente, una cura per il cancro. Nei casi in cui la medicina fallisce, questo guaritore in Texas può forse portare la salvezza. I sorprendenti successi ottenuti sono il risultato delle preghiere o dell'effetto placebo. I neuroscienziati alla ricerca di prove dell'esistenza di Dio esplorano il complesso rapporto fra la spiritualità e il cervello umano. Tramite la TAC, il dottor Andrew Newberg rileva variazioni chimiche nel cervello in caso di preghiera o meditazione. Ha individuato il lobo frontale quale epicentro dell'esperienza religiosa e spirituale. Il cervello ha il potere di guarire? Sin dall'antichità, gli uomini credono nel potere curativo della preghiera. I guaritori esistono da secoli per sfruttare questa credenza. In molti rimangono scettici, ma i risultati ottenuti da alcuni guaritori ci inducono a chiederci se si tratti davvero di miracolo. Le persone visitate dal dottor Issam Neme affermano che Dio operi tramite le sue mani. È davvero una benedizione, è un miracolo di Dio. Il dottor Neme è un anestesista divenuto guaritore. Non mi definisco un guaritore, perché non sono io colui che cura. La verità è che la guarigione non proviene da me. Neme si ritiene il canale in cui scorre la guarigione. Ciò che faccio dimostra che Dio esiste. Afferma che le migliaia di guarigioni avvenute provano che scienza e fede cooperano. Non posso separare Dio dalla scienza. Quando curo le persone, non devono sapere che io prego.
Molti si rivolgono al dottor Neme perché non hanno ottenuto risultati con la medicina tradizionale. Ho un cancro alle ovaie. E ormai non credo che le medicine servano a qualcosa. Ho già subito 3 operazioni. E ora spero in un miracolo. Prego per un miracolo. La prognosi è sconfortante, ma alcune storie di pazienti del dottor Neme sembrano dare speranza. A Katie Kuak è stato diagnosticato un cancro ai polmoni. Non dimenticherò mai il momento in cui il dottor Neme pregò imponendo la mano sulla mia spalla, sullo sterno, sul torace. E all'improvviso i miei polmoni si aprirono e per la prima volta feci il respiro più profondo che abbia mai fatto in tutta la mia vita. E sentii i polmoni funzionare come mai prima d'allora. Non potevo crederci. Ha affrontato la cosa con lo spirito giusto ed è per questo che è guarita così in fretta. Una settimana dopo la visita del dottor Neme, la TAC rivela uno straordinario miglioramento. Il tumore è sparito. L'oncologo di Katie non è in grado di fornire una spiegazione medica. Disse che non sapeva spiegarselo. Non c'era più. Era sparito. Mi disse che si trattava di un miracolo e nessuno avrebbe potuto dire il contrario. Il caso di Katie è apparentemente un miracolo. Si tratta quindi della dimostrazione della misericordia di Dio? O piuttosto dell'effetto placebo che ha indotto il cervello a guarire da solo il corpo? Quando le persone si trovano in una profonda condizione spirituale, il cervello e la mente subiscono cambiamenti, reagendo alle situazioni in modo diverso e spingendo il sistema immunitario a funzionare differentemente. Molti scienziati non credono nell'effetto placebo, ma in realtà si tratta di un potente strumento che può alterare le funzioni del nostro corpo. La scienza non può ancora spiegare se la guarigione di Katie sia avvenuta per grazia di Dio o per grazia del gene di Dio. Sia che gli eccezionali risultati ottenuti dai guaritori provino l'esistenza di Dio, sia che provino il potere dell'effetto placebo, la ricerca di prove scientifiche di un potere superiore continua. Da secoli, studiosi di tutto il mondo sono alla ricerca di artefatti religiosi scomparsi che possano provare quanto narrato nella Bibbia. E infine, l'esistenza di Dio. Bob Cornuke, alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza, giunge nell'Etiopia del Nord per esaminare un importante documento che collega l'Arca all'isola di Tanakirkos e che gli viene mostrato per la prima volta. Si tratta di un fragile testo antico. Questo libro ha 1700 anni ed è di pelle di animale. Il libro contiene un'immagine che confermerebbe la teoria di Cornuke, secondo cui l'arca è giunta fin qui. Sfogliando il libro, ho notato questa immagine. Raffigura Maria e Gesù che vengono sull'isola di Tanakirkos. Perché Gesù dovrebbe venire su quest'isola? Per gli studiosi sarebbe una sconfitta intellettuale. Pensandoci bene, però, a 12 anni, tornò a Gerusalemme dopo l'esilio in Egitto e si diresse al Tempio. Chiese ai suoi genitori dove pensassero che fosse stato. E qui lo vediamo giungere sull'isola, dove si trovava il Tempio trasportabile, il Tabernacolo, che custodiva l'Arca dell'Alleanza. Questa ne è la testimonianza scritta, risalente a 1700 anni fa. La storia di Tanakirkos, tramandata oralmente da generazioni, supporta quanto descritto nell'Antico Testo. Gesù Cristo è stato qui? Sì, per 3 mesi e 10 giorni. 3 mesi e 10 giorni, e questi libri lo raccontano. Sì, sì. Prima di Maria. Prima di Maria. Gesù. Gesù. L'immagine. L'immagine. E la storia. La storia. Questa immagine sacra potrebbe essere una scoperta epocale. La visita di Gesù su quest'isola potrebbe significare che vi sia custodito qualcosa di vitale importanza. Mentre Cornuke si avvicina sempre di più all'arca, altri ricercatori cercano prove dell'esistenza di Dio nel cervello umano.
Negli ultimi 50 anni, gli scienziati hanno condotto una delle più importanti ricerche dell'umanità per provare l'esistenza di Dio. I cosmologi cercano la prova alle origini dell'universo e nel Big Bang, mentre i neuroscienziati sfruttano le nuove tecnologie per cercarla nella mente umana, studiando come il nostro rapporto con Dio potrebbe essere determinato dalla chimica cerebrale. Nel 1962, un laureato all'Università di Harvard conduce un audace test per studiare se le sostanze introdotte nel nostro cervello alterino la nostra percezione di Dio. Conosciuto come il Marsh-Chapel Experiment, questo studio vuole determinare se l'introduzione di allucinogeni nel cervello umano possa produrre la sensazione di trovarsi al cospetto di Dio. L'esperimento fu condotto ad Harvard da Timothy Leary quando le droghe psichedeliche non erano bandite. Prese un gruppo di studenti che credevano in Dio o nella spiritualità e li divise in due gruppi. Ad alcuni somministrò la psilocibina, un potente allucinogeno. La psilocibina provoca allucinazioni alterando la quantità di serotonina prodotta dal lobo frontale, la parte del cervello deputata al controllo emotivo che si attiva anche durante la meditazione e la preghiera. Ad altri somministrò una droga che altera ma non dà allucinazioni. Tutti poi assistettero alla messa del Venerdì Santo e ascoltarono il sermone recitato da un sacerdote molto noto della cappella di Harvard. I soggetti sotto l'effetto placebo raccontano di un sermone come tutti gli altri. Quelli sotto l'effetto degli allucinogeni, invece, dicono di aver sperimentato uno stato di autotrascendenza che li ha fatti sentire in contatto con Dio. Settimane dopo fu chiesto ai partecipanti come ricordassero l'esperienza. Per chi aveva assunto il peyote, si era trattato di un'esperienza straordinaria, tanto da aver cambiato la loro vita. Mentre per chi aveva assunto la droga controllata, era stato un normale sermone. Su coloro che hanno assunto la psilocibina, l'esperimento ha un impatto duraturo. In uno studio condotto 20 anni dopo, la considerano ancora come un'esperienza che ha cambiato loro la vita. Alcuni hanno avuto la sensazione di relazionarsi con Dio. I risultati dell'esperimento avvalorano i risultati ottenuti nel laboratorio del dottor Newberg. Entrambi gli studi collegano il lobo frontale alla percezione di Dio e indicano che la nostra esperienza spirituale può essere intensificata dalle preghiere, dalla meditazione e dalle droghe psicoattive. Queste intense esperienze confermano che siamo collegati a un potere più grande? Oppure innescano parti del cervello designate per essere un canale fra l'uomo e Dio? Gli studi sul lobo frontale possono essere la chiave per dimostrare l'esistenza di Dio. Dall'altra parte del mondo, Bob Cornuke è alla ricerca della prova di Dio sulla Terra, costituita dall'Arca dell'Alleanza. Una ricerca che lo porta a inseguire indizi lungo il Nilo, fino alla comunità ebraica vicino a Gondar e al lago Tana. Ora, Cornuke giunge in un villaggio nel nord dell'Etiopia dopo aver seguito gli indizi trovati a Tana Kirkos. Il mio lungo viaggio giunge al termine. Con tutti i bei posti che ci sono, finirà in questo villaggio polveroso. Aksum non è sempre stato un villaggio agricolo. 1500 anni fa era la vitale capitale dell'impero Aksumite, lo stato-nazione che dominava il commercio nel Nord Africa, il cui potere era paragonabile a quello di Roma. Ai re di Aksum piace mettere in mostra le loro ricchezze e collezionano tesori del mondo antico. Nel IV secolo d.C. pare che il re di Aksum entri in possesso del più grande trofeo del mondo cristiano. E Zana andò sull'isola di Tana Kirkos, aveva con sé l'arca e l'ha portata proprio qui. Cornuke cammina sulle rovine di una chiesa eretta da Ezana, che sembrano essere la prova di tutto questo. Le pietre su cui è inciso il dialetto etiopico risalente al IV secolo, il Jeetz, provano il furto dell'arca e il suo arrivo qui.
Queste sono le pietre di fondazione della più antica chiesa dell'Africa subsahariana. Ed è qui che il re Zana, nel IV secolo, portò l'Arca dell'Alleanza. I monaci affermano che questi siano i resti del pavimento, quel poco che rimane del luogo in cui per centinaia di anni è stata custodita l'Arca dell'Alleanza. Prove archeologiche dimostrano che in passato questa era una grande basilica, perfetta per custodire il sacro artefatto. Come si può notare, in alcuni punti le rocce sono intagliate con dei bellissimi disegni. Non era una di quelle chiese austere. Questa viene chiamata la fonte battesimale, e probabilmente lo era, oppure era dove i sacerdoti si lavavano prima di entrare a vedere l'arca. La chiesa viene saccheggiata dagli invasori musulmani nel XVI secolo. Secondo la leggenda, i suoi fedeli protettori nascondono l'arca fino al momento in cui la riportano nella cattedrale di Santa Maria di Sion. Quando nel 1965 viene ricostruita, diviene una cattedrale fortificata. Un rifugio atto a proteggere qualcosa di immenso valore. È proprio lì che gli etiopi affermano, e io personalmente ci credo, che sia custodita l'Arca dell'Alleanza. La gente di Aksum crede che l'Arca e i Dieci Comandamenti si trovino all'interno di una catacomba sorvegliata. La prima linea di difesa è costituita da un gruppo di fedeli. Volontari armati con armi d'assalto sorvegliano l'area giorno e notte. Dice: sono 6 anni che sono la guardia di questa chiesa. Le misure di sicurezza sono estremamente rigide. Anche se si riuscisse a superare le guardie armate, la chiesa ha un ulteriore sistema di sicurezza interno. Questo edificio imponente in cui si trova il Santo dei Santi è costituito da un intrico di corridoi, come un labirinto. Sembra che i corridoi di cemento, molto stretti e con angoli retti taglienti, siano impossibili da percorrere trasportando un oggetto ingombrante come l'arca. Ma la protezione più grande dell'arca è la sua reputazione. Gli etiopi credono che abbia enormi poteri e che se ci si presenta al suo cospetto senza buone intenzioni, si venga uccisi, bruciati vivi. Ritengono che l'arca sia dotata di poteri oltre ogni possibile immaginazione. Si racconta che meno di un decennio fa, 3 monaci vi si siano introdotti e abbiano visto l'arca. Uno dei 3 morì sul colpo. 1 o 2 settimane dopo. Quando lo venni a sapere, incontrai la famiglia e visitai la tomba. Il 3° uomo ha problemi alla vista, ma è ancora vivo. Non credo che l'arca possieda questi poteri. Di certo possiede invece il potere della mente. Gli etiopi vengono indottrinati appena nati. È tutta la vita che viene detto loro che l'arca ha questo straordinario potere. Un solo uomo sulla terra ha il permesso di avvicinarsi all'arca. Quest'uomo è la chiave per rivelare il potere di Dio sulla terra. Dalla chimica del cervello umano all'esplorazione di lontani sistemi stellari, la scienza sta cercando nuove prove che possano dimostrare l'esistenza di Dio. Servendosi delle più moderne tecniche di analisi scientifiche, i ricercatori e gli archeologi di tutto il mondo danno la caccia all'artefatto più ambito della Bibbia, l'Arca dell'Alleanza. Trovarla significherebbe provare l'esistenza stessa di Dio. Bob Cornuke segue gli indizi che lo conducono a una chiesa nell'Etiopia rurale. È convinto che dietro queste sbarre si celi ciò che sarebbe il ritrovamento archeologico più importante della storia, l'Arca dell'Alleanza. Questo religioso di clausura è l'unico uomo sulla Terra a essere ammesso alla presenza dell'Arca. È conosciuto come il Guardiano.
Il guardiano è il custode dell'arca e lo sarà per sempre. Ha vissuto tutta la vita rinchiuso dietro queste sbarre. Se l'arca non ci fosse, che senso avrebbe la reclusione delle guardie da migliaia di anni? Il guardiano non parla quasi mai con i forestieri, ma ora, dopo molte trattative con gli anziani di Aksum, Cornyuk può incontrarlo. In un filmato esclusivo possiamo vederli parlare attraverso le sbarre di un cancello sul retro. Da quando custodisce l'arca ha problemi di salute o sta bene? Dice che continua a pregare. Prega? Sì, esatto. Prega. Dopo pochi minuti, il guardiano torna al suo posto. Bob Cornyuk si è avvicinato molto al luogo in cui risiederebbe l'arca. Ma per oggi non andrà oltre. Ho appena incontrato il guardiano, gli ho tenuto la mano, l'ho guardato negli occhi, gli stessi che forse scrutano l'arca dell'alleanza. Egli spera che dopo questo incontro e coltivando i buoni rapporti con gli anziani di Aksum, un giorno verrà ricompensato con la visione dell'arca. L'arca dell'alleanza è la gemma di tutta l'archeologia. Se un giorno mi venisse data la possibilità di andare dietro quella tenda e vedere l'arca dell'alleanza, lo farei subito. Sarebbe il ritrovamento archeologico più importante della storia. Per provare scientificamente l'esistenza di Dio, si studiano dagli oggetti più grandi a quelli più piccoli dell'universo. Grenoble, in Francia, è sede di un enorme laboratorio situato a più di 150 metri sottoterra, al confine fra due nazioni. Svolge un ruolo primario nella ricerca di qualcosa di importanza paragonabile all'Arca dell'Alleanza nella corsa a dimostrare l'esistenza di Dio. Una minuscola macchia subatomica detta la particella di Dio. Meglio nota ai fisici come bosone di Higgs, questa teoretica particella potrebbe essere l'anello mancante. Trovarla significherebbe alterare la conoscenza dell'universo e cambiare per sempre il dibattito sull'esistenza di Dio. Ci sono due tipi di particelle, quelle di materia e quelle di forza. Queste ultime, che si ammassano fra loro, sono definite bosoni. Molti fisici delle particelle ipotizzano che il bosone di Higgs sia la particella che dà massa a tutta la materia dell'universo. Il bosone di Higgs è molto diverso dalle altre particelle. La sua particolarità sta nel fatto che esso è presente anche nello spazio vuoto e fornisce il mezzo attraverso cui si muovono le altre particelle. È per questo che le particelle come gli elettroni o i quark acquisiscono massa. Funziona per esempio come con l'acqua, la melassa o l'aria. Se si attraversano, oppongono una certa resistenza. Attraverso l'aria si va veloce, mentre la melassa o l'acqua ci rallentano. In parole povere, questo è ciò che il bosone Higgs fa alle particelle in natura. Individuare questa particella energetica sarebbe un passo importante per risolvere i misteri del Big Bang e le origini dell'universo. Per studiare le particelle subatomiche, i fisici utilizzano acceleratori di particelle. E per localizzare la particella di Dio, è stato costruito quello più grande al mondo. Un anello lungo 27 chilometri, conosciuto come Large Hadron Collider, o LHC. Le strumentazioni del grande collisore adronico sono le macchine più complesse e precise mai costruite. Si accelerano i protoni a velocità prossime a quella della luce. Lo scopo è far loro acquisire energia che sarà migliaia di volte superiore a quella che avrebbero se stessero fermi. Due fasci di protoni circolano in senso opposto, acquisendo via via sempre più energia. Quando collidono, il forte impatto causa una cascata di particelle più piccole,
tra cui diversi tipi di bosoni. Le collisioni fra protoni hanno una tale energia da provocare un'esplosione di varie particelle. I protoni sono composti da quark e gluoni. E quando uno di questi due componenti collide contro una delle particelle elementari costituenti l'altro protone, si liberano particelle. L'individuazione, grazie all'acceleratore, dell'elusiva particella di Higgs fra quelle liberate nella collisione, rappresenterebbe di certo una scoperta rivoluzionaria. Condurrebbe infatti alla cosiddetta teoria del tutto, che spiegherebbe l'origine dell'universo. Se riavvolgessimo il nastro e tornassimo indietro nel tempo, la teoria del tutto potrebbe spiegare il Big Bang e aiutarci a capire come avvenne. I ricercatori di tutto il mondo oltrepassano i limiti della conoscenza scientifica, aprendo una nuova frontiera nell'epica ricerca di prove dell'esistenza di Dio. Questa ricerca ha portato i fisici a costruire il macchinario scientifico più grande della storia dell'umanità, il Large Hadron Collider. L'LHC fa scontrare fasci di particelle subatomiche con energie simili a quelle rilevate alcuni istanti dopo il Big Bang. Tramite queste collisioni, gli scienziati indagano i più piccoli mattoni elementari della materia e dell'energia. Se, come teorizzato da Einstein, l'energia è proporzionale alla massa, per fare particelle più pesanti serve più energia e bisogna allora costruire macchinari sempre più grandi. L'obiettivo è individuare l'elusivo bosone di Higgs, meglio noto come la particella di Dio. Trovarlo potrebbe provare il modello standard, teoria che riassume le conoscenze sulla meccanica quantistica, l'elettromagnetismo e la fisica delle particelle. Trovare il bosone di Higgs sarebbe un trionfo per l'immaginazione umana. Questo è l'ingrediente mancante nel modello standard della fisica delle particelle, l'ultimo tassello del puzzle. Ma il modello standard non spiega la natura di tutte le componenti dell'universo. Nel modello standard non si fa cenno alla gravità che sappiamo esistere. Quindi, oltre al bosone di Higgs, presso l'LHC cerchiamo molto altro. I fisici vorrebbero trovare una teoria del tutto. Il modello standard descrive benissimo le forze fondamentali, l'elettromagnetismo e le forze nucleari. Se spiegasse anche la gravità, riassumerebbe tutte le componenti dell'universo. Gli scienziati sperano che la particella di Dio possa condurre alla teoria del tutto. Una sola equazione che descrive tutte le forze fondamentali della natura. La gravità, responsabile dell'evoluzione di stelle e galassie. Le forze nucleari, che tengono unita la materia. E la forza elettromagnetica, responsabile della luce, delle interazioni chimiche e della vita stessa. La reale implicazione della teoria del tutto è che potrebbe davvero esistere, ovvero che potrebbe esserci un insieme di regole, ovvero le leggi della natura, che descrive tutto ciò che succede nella storia dell'universo. Non si può non seguire quelle leggi, non ci si può separare da esse, non vi è nulla al di sopra di esse. Scoprire questa teoria potrebbe portarci a comprendere l'origine dell'universo. La teoria del tutto dovrebbe coniugare gravità e meccanica quantistica. Questi due elementi possono spiegare il Big Bang. L'uno perché descrive le particelle che erano presenti anche durante il Big Bang, e l'altro perché frenava l'espansione dell'universo. La teoria del tutto potrebbe spiegare l'origine dell'universo. Se la teoria del tutto può spiegare come si è creato l'universo, può anche dirci chi l'ha creato? Se conoscessimo la teoria del tutto e ogni legge fisica, potremmo chiederci se risolva semplicemente il mistero, oppure se la teoria del tutto esista perché un'intelligenza superiore l'ha creata. Per alcuni la risposta è no. La scienza vedrebbe la teoria del tutto, e non Dio,
come risposta a ogni domanda sull'universo. Per altri, invece, la teoria del tutto è di per sé prova dell'esistenza di Dio, il suo disegno per un universo ben calibrato. Nell'espansione dell'universo si può notare una struttura, un ordine. L'energia che si trasforma in materia ha in se stessa la capacità di divenire ordine e dare la vita. Einstein usava il linguaggio religioso. Non credeva in un Dio dotato di volontà, separato dal mondo fisico, ma pensava alle leggi fondamentali della fisica come a pensieri di Dio. I ricercatori presso l'LHC hanno condotto molti test, ma finora non sono riusciti nell'intento di individuare la particella di Dio. Tuttavia, conoscenza questa particella, la ricerca di prove dell'esistenza di Dio prosegue, dalle particelle più piccole agli angoli più remoti dell'universo. Dall'Arca dell'Alleanza al disegno divino dell'universo, la ricerca della prova che Dio esiste continua. Abbiamo le prove? Non ancora. Credo tuttavia che l'esistenza di Dio non possa essere provata solo tramite la scienza, ma attraverso un approccio religioso in unione con quello empirico-scientifico. La ricerca stessa di una prova quantificabile dell'esistenza di un creatore è un aspetto caratteristico dell'esperienza umana. L'esistenza di Dio è forse la domanda più importante che possiamo porci, perché cambierebbe il modo in cui viviamo. Per questo ne cerchiamo la prova. È questo il luogo in cui la scienza troverà la prova dell'esistenza di Dio? O questo? Il prossimo grande passo verso la comprensione di un potere superiore, se esiste, può essere fatto ovunque e in qualunque momento. Tuttavia, mentre la scienza fa passi avanti nel provare o confutare l'esistenza di Dio, alcuni si chiedono: vogliamo davvero sapere la risposta? L'idea di ricorrere ogni volta a Dio per spiegare l'inspiegabile sta svanendo. Possiamo scegliere. Vogliamo credere che non ci sia altro oltre al mondo materiale e che la scienza possa spiegare tutto? Bene. È un dilemma che si pongono anche gli scienziati più pragmatici. Non credo che la scienza da sola possa spiegare tutto quanto. Non ci dice cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ma se vogliamo saperlo davvero, dobbiamo basare la discussione sul mondo reale. E se Dio non ne fa parte, lo scopo e il significato della vita sono dettati da qualcos'altro. La ricerca di Dio ispira studiosi e scienziati che con il loro lavoro tendono a colmare il divario tra fede e realtà. Guardare il mondo solo con gli occhi di uno scienziato è come guardarlo con un occhio solo, come in un telescopio. Se si utilizza anche l'occhio della fede, si ha una visione del mondo più ampia, più ricca e più tridimensionale.